19:15 minuti, buonasera, siamo in diretta da Milano. Apriamo la nostra edizione con le dichiarazioni del sindaco di Milano, Beppe Sala, che dice: escludo che in questo momento possa essere presa in considerazione la candidatura di Carlo Fuortes per la posizione di direttore del Teatro alla Scala. Queste le parole del sindaco che arrivano in una giornata carica di polemiche proprio per la notizia che Fuortes ha lasciato la RAI e il governo sta per intervenire con nuove nomine. Sentiamo, sindaco. Guardi, voglio essere molto preciso su questo punto per dire due cose. La prima è che io stimo Fuortes. La seconda è che però io terrò fuori la Scala da una logica che è diventata politica. Quindi, stante così le cose, e stante evidentemente, al di là che lo neghino, essendoci evidentemente interferenze politiche rispetto a questa storia, se no non si capirebbe di perché immagino di fare una regola che vieta a coloro che hanno più di 70 anni di sedere nei consigli, tra l'altro anche nei consigli fatta male, cioè noi rischiamo di vedere azzerato mezzo consiglio, per cui stante così le cose, escludo che in questo momento possa essere presa in considerazione la candidatura di Fuortes per la Scala, ripeto, con la mia stima per l'uomo, ma si è troppo politicizzata la cosa. Nel corso del suo intervento, il sindaco ha anche ricordato che a breve la giunta di Milano interverrà rispetto all'obbligo di sensori per i camion dopo l'ennesimo incidente avvenuto a Milano, l'ultimo di una lunga serie con le vittime, ciclisti che sono rimasti travolti da camion nell'angolo cieco, quindi in quella parte in cui l'autista del camion non ha purtroppo una visuale. Per questo saranno resi obbligatori i sensori. Parliamo adesso di regione perché ha parlato Attilio Fontana, il governatore lombardo, su un tema che tiene banco in questi giorni, il possibile ritorno di Roberto Formigoni con una candidatura alle prossime elezioni europee. Questo è il parere di Fontana. Probabile rientro in politica di Roberto Formigoni, cosa ne pensa? Beh, Roberto Formigoni è stato un ottimo presidente della regione, per cui è stato sicuramente un politico di vaglia, per cui credo che sarebbe un arricchimento per tutti. Parliamo adesso di agroalimentare. Pensate che i falsi prodotti sparsi nel mondo, che portano però il marchio del Made in Italy, hanno raggiunto un valore da 120 miliardi di euro. Un dato, questo, che è stato diffuso da Coldiretti nell'ambito della fiera Tutto Food in corso a Ropero. Sentiamo. Sale a 120 miliardi di euro il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo. Lo sostiene Coldiretti, che motiva il fenomeno anche per la spinta della strana alleanza tra Russia e Stati Uniti, che, divise dalla guerra in Ucraina, si classificano rispettivamente come il paese dove le produzioni tricolore taroccate sono cresciute di più. L'allarme è stato lanciato nel corso di Tutto Food, la fiera che si svolge sino a giovedì nei padiglioni di Ropero. E proprio in un padiglione sono stati esposti i prodotti maggiormente taroccati nel mondo. Il contributo della produzione agroalimentare Made in Italy, a denominazione di origine, alle esportazioni e alla crescita del paese, potrebbe essere nettamente superiore, con un chiaro stop alla contraffazione alimentare internazionale, ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Si tratta di una priorità per la nuova legislatura, poiché ponendo un freno al dilagare dell'agropirateria a tavola, si potrebbero creare ben 300.000 posti di lavoro nel nostro paese. La produzione di imitazioni dei formaggi italiani, ha sottolineato la Coldiretti, nel 2022 ha raggiunto negli Stati Uniti il quantitativo record di oltre 2,7 miliardi di chili, con una crescita esponenziale negli ultimi 30 anni. In testa alla classifica, secondo la Coldiretti, ci sono proprio i formaggi, a partire dal parmigiano reggiano e dal grana padano, con la produzione delle copie che ha superato la produzione degli originali. Ma non mancano i vini, dal Chianti al Prosecco, come il Mersecco, il Cresecco, il Semisecco, il Consecco e il Perisecco tedeschi, il White Secco austriaco, il Prosecco russo e il Crisecco della Moldova.
E presto potrebbe arrivare una novità importante nei nostri supermercati perché potrebbe essere resa illegale la plastica per l'agroalimentare sotto il chilo e mezzo, quindi vorrebbe dire che le famose insalate monouso potrebbero essere bandite dai nostri supermercati. La protesta però di Coldiretti che dice con questo si rischia di perdere una quota importante di mercato e anche di invitare le persone a consumare meno verdure. Parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza, quattro persone denunciate per traffico di articoli di lusso contraffatti, sequestrata merce per un valore di circa 250.000 euro, una indagine delle Fiamme Gialle che è partita da Legnano, come ci racconta Alberto Carreras. Oltre 11.000 articoli contraffatti del marchio di lusso Philipp Plein, tra cui scarpe, marsupi, suole, toppe in plastica e fibbie metalliche, sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale di Milano della Guardia di Finanza. L'attività investigativa è partita da Legnano dopo un controllo. Il valore commerciale della merce sequestrata sfiora i 250.000 euro. Tre le persone denunciate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e una anche per ricettazione. Le indagini, condotte dai finanzieri di Legnano, sono scaturite da un sequestro di prodotti contraffatti operato nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, anche per contrastare la contraffazione e l'abusivismo commerciale. Il successivo sviluppo delle indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha permesso di appurare la verosimile provenienza dei predetti articoli da Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, dove le Fiamme Gialle hanno eseguito una perquisizione in un locale adibito ad uso laboratorio, che ha permesso di sequestrare ulteriori scarpe, accessori e materiali di assemblaggio con il marchio Philipp Plein contraffatto. E questa mattina l'alba è scattato nel campo nomadi di Via Monte Bisbino, siamo al confine tra Milano e Baranzate, un'operazione di polizia. Gli agenti hanno proceduto al censimento e all'identificazione degli abitanti. Molte persone con precedenti e dedite ad attività illecite, non si esclude la presenza di persone irregolari o con provvedimenti penali a loro carico, per questo le attività di controllo hanno portato ad indagare sui residenti nel campo, nelle vie limitrofe. Infatti sono avvenuti furti e borseggi nel corso degli ultimi mesi. A quanto si apprende dalla questura, grazie a questa unità sono state identificate 80 persone, sono staccati 30 lacci abusivi staccati, 4 cittadini marocchini e 2 donne serbe accompagnati in questura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Cambiamo argomento, parliamo di auto elettriche. I prezzi risultano troppo elevati, mancano le colonnine di ricarica e i consumatori sono un po' disorientati. Il nostro paese sembra non essere ancora pronto al passaggio da veicoli a carburante fossile a quelli elettrici, o almeno è questo che è emerso dall'incontro organizzato a Milano da Federmotorizzazione, come ci racconta Alberto Carreras. Immatricolazioni delle auto aumentate del 26% da gennaio sino ad aprile di quest'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato che fa ben sperare per tutta la filiera delle aziende collegate, ma ancora lontano dalla situazione pre-Covid. È quanto emerso dall'incontro organizzato a Milano da Federmotorizzazione Confcommercio in collaborazione con Regione Lombardia. Sullo sfondo la direttiva europea che prevede il passaggio alla mobilità elettrica dal 2035. Nel nostro paese la situazione è ancora molto lontana dalla possibilità di passare dai carburanti alle batterie. Prezzo delle vetture troppo elevato, mancanza di colonnine di ricarica e timori da parte dei consumatori di trovarsi in situazioni di difficoltà, oltre al problema del mantenimento del valore dell'usato. L'Europa ha voluto che nel 2035 si smetterà di immatricolare autovetture a motore endotermico e quindi aprendo la strada totalmente, in questo caso, alle vetture elettriche. Noi non siamo molto d'accordo perché
fermo restando che siamo d'accordo nel salvaguardare l'ambiente, quindi la riduzione della CO2 e tutto ciò che ne consegue, riteniamo che ci sia modo di risolvere il problema della motorizzazione e della mobilità anche senza ricorrere necessariamente all'elettrico. L'elettrico, secondo noi, non è una risposta univoca, perché non tutte le esigenze di mobilità possono essere oggi risolte con l'elettrico. Dipenderà dallo sviluppo delle batterie, da dove si faranno le batterie, con quali strumenti si faranno le batterie. A Milano è polemica per la proposta dell'assessore al verde Elena Grandi di limitare lo sfalcio dell'erba alta nei parchi e nelle aiuole cittadine per garantire la biodiversità. Questa proposta di ridurre la frequenza degli sfalci d'erba ha generato polemiche nelle ultime ore. Allora sentiamo il servizio. È sempre più polemica a Milano sullo stop al taglio dell'erba alta in parchi e aiuole dopo che il comune ha deciso di ridurre gli sfalci delle aree verdi in città e lo ha fatto con un obiettivo preciso, cercare di tutelare la biodiversità. A spiegarlo è stata proprio l'assessore al verde di Palazzo Marino, Elena Grandi. Elena Grandi ha portato l'esempio di Francoforte in Germania, che ha fatto una scelta precisa per tutelare ecosistemi e biodiversità. In molti parchi e giardini e aiuole della città l'erba è lasciata alta, eppure i bambini giocano lo stesso e le persone si sdraiano nei prati, ha chiarito l'assessore Grandi. Stiamo provando a fare lo stesso a Milano, riducendo la frequenza degli sfalci. L'idea però non è piaciuta all'assessore regionale al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi. Ieri siamo rimasti allibiti dalla proposta che l'assessore Grandi del Comune di Milano ha fatto, cioè quella di non tagliare più l'erba nei parchi comunali nella città di Milano. Ora capiamo il motivo per cui i parchi milanesi sono sprofondati nel degrado e nell'abbandono e che manchino di manutenzione. Noi ci opporremo a questa proposta insieme a migliaia di milanesi, perché sappiamo che in questo periodo queste graminacee costituiscono un pericolo per i cani, pensiamo ai forasacchi, un pericolo per i cittadini, pensiamo alle tante allergie. Quindi chiediamo al Comune di Milano di ripensare a questa proposta e di eseguire la manutenzione che i nostri parchi milanesi necessitano. Una buona notizia per il quartiere Calvairate: ha riaperto la biblioteca comunale, nuovamente attiva da questa mattina, la struttura completamente rinnovata nella sede che affaccia su Piazzale Martini, sarà aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 19, il sabato, dal martedì al venerdì alle 9 alle 19, sabato dalle 10 alle 18. I cittadini possono usufruire di un'area con libri multimediali e di uno spazio per la lettura. C'è un'area dedicata ai bambini, al piano superiore è disponibile anche una sala studio. I lavori non sono ancora stati terminati, ma intanto è possibile utilizzare i servizi di prestito, la sala lettura e consultare quotidiani e periodici nella biblioteca di Calvairate in Piazzale Martini. Continua a tenere banco la questione dello stadio, il futuro dello stadio. Quest'oggi il Movimento 5 Stelle ha chiesto di convocare Milan e Inter in Commissione Territorio, Infrastruttura e Mobilità di Regione Lombardia per fare chiarezza sulla localizzazione finale del progetto sul territorio. Lo ha comunicato il capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale Di Marco, che spiega la confusione sul destino del nuovo stadio delle due squadre coinvolte. Si sta trascinando da troppo tempo, nessuno sembra avere le idee chiare sulla collocazione. Il continuo rimbalzo di notizie tra Milan e Inter vedono svariate ipotesi, una confusione che va dall'area dell'ippodromo La Maura nei pressi dell'esistente Meazza, si arriva poi fino alle aree della città metropolitana come Sesto San Giovanni, Assago o San Donato Milanese, spiegano i 5 Stelle. A realizzare un nuovo stadio però vuol dire portare impatti sul territorio, consumo di suolo, mobilità, servizi connessi, temi che non si possono ridurre a semplici comunicazioni alla stampa. I cittadini delle aree interessate, dicono i 5 Stelle, sono fortemente preoccupati perché vogliono essere informati e coinvolti rispetto a questi processi, e per questo il Movimento 5 Stelle ha chiesto di convocare Milan e Inter in Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità in Regione Lombardia.
Ora ci occupiamo della riforma Cartabia. Che cosa cambia con queste nuove norme che innovano il diritto di famiglia, il divorzio e la separazione? Abbiamo sentito l'avvocato Marina Martini dello studio legale Bergamaschi Martini. Significa che l'avvocato nel ricorso chiederà la separazione, la pronuncia di separazione con tutte le domande cosiddette accessorie in termini di affidamento, collocamento dei figli, assegnazione della casa, assegno di mantenimento e contestualmente chiederà la pronuncia di divorzio. Il giudice interverrà con la pronuncia di divorzio solamente una volta che la precedente pronuncia di separazione adottata nello stesso ricorso sarà passata in giudicato. Ma i tempi possono tagliarsi in modo notevole, cioè possiamo parlare anche non solo di mesi, ma magari possiamo parlare anche di anni o perlomeno ecco, di un termine superiore ai 12 mesi. La nostra pagina è dedicata alla Diocesi di Milano. Oltre 400 preti hanno partecipato alla tradizionale festa dei fiori presso il seminario di Venegono, nella quale si sono festeggiati importanti anniversari di ordinazione sacerdotale e sono stati presentati ufficialmente i 15 diaconi che diventeranno preti in Duomo il prossimo 10 giugno. Anna Maria Braccini ci racconta tutto. Una giornata di festa ma anche di riflessione. È stata questa la festa dei fiori 2023. Infatti, dopo la prima parte della mattinata, interamente dedicata all'approfondimento della ricerca, la Chiesa di Milano, di fronte alla diminuzione dei suoi preti, per dare un solo dato, nel 2040 i sacerdoti ambrosiani saranno 1050 rispetto ai 1670 attuali, la messa in basilica è stata presieduta dall'arcivescovo e concelebrata dal cardinale Francesco Cocco Palmerio, unitamente a tutti i vescovi ausiliari, al consiglio episcopale milanese, al vescovo dei Caldei a Zaco, Felix Al-Shabi, ospite, e a 350 sacerdoti. E così è arrivato il grazie, scritto sotto forma di lettera, una lettera letta appunto nell'omelia, del vescovo Mario. Lettera ai preti contenti di essere preti. Una realtà, nota ancora l'arcivescovo, per molti oggi incredibile. Alcuni ritengono che la notizia sia una delle fake news che circolano sui social. Alcuni dicono che sia uno slogan per una campagna di propaganda organizzata per reclutare personale per una istituzione come la Diocesi di Milano che lamenta molti posti vuoti. E allora qual è il segreto di questa gioia? Ecco, vorrei chiedere dunque a voi di rivelare il vostro segreto. Infine il festeggiamento di anniversari importanti di messa, si ricordano anche i 30 anni di episcopato del cardinale Cocco Palmerio e i 20 anni del cardinalato del cardinale Scola. E poi tutti nel quadriportico all'aperto per la presentazione ufficiale dei 15 diaconi che diventeranno sacerdoti in Duomo il 10 giugno prossimo, con la festa, i battimani e l'arcivescovo che si reca anche lui tra i futuri preti novelli ambrosiani. E vi ricordo come sempre che dopo questo telegiornale Il Meteo verrà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera un approfondimento sui giovani e le esperienze di vita comune promosse in diocesi. Così come vi ricordo sul sito chiesadimilano.it, il portale della diocesi, tutte le notizie riguardanti la Chiesa ambrosiana. Prima di chiudere l'allerta meteo, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla, quindi rischio moderato per temporali a partire dalla serata di oggi fino alle prime ore di giovedì 11 maggio, quindi una giornata, quella di domani, che potrà essere interessata in Lombardia da perturbazioni che colpiranno il nodo idraulico di Milano a partire dal pomeriggio, con piogge che andranno intensificandosi nel corso della giornata. Il Centro Operativo Comunale la Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio alle notizie sportive con Michele Lanati, tante notizie sportive, domani l'andata del derby Champions tra Milan e Inter, questa sera a Nova Stadio però si inizia con la prima semifinale di Champions League da seguire insieme, la sfida tra Real Madrid e Manchester City, ma ovviamente siamo tutti proiettati sulla serata di domani, sull'Euroderby di Milano. Grazie per essere stati con noi al TGN, buona serata.